Ciao Bettes.it, mostra del cinema di Venezia numero 75. Eccola qua, la favorita. Non è il mio favorito, però mi sono molto divertito. La favorita di Yorgos Lanthimos, regista greco arrivato con questo film alla sua terza produzione internazionale in lingua inglese. È ancora un percorso interessante quello di Lanthimos, sempre più libero dal surrealismo. Lanthimos vuole vincere, è giovane, è ambizioso, vuole confondersi. E giustamente vuole avere una carriera lunga. Eccolo quindi andare a fare un film in costume molto perfido e molto crudele su donne perfide e crudeli e ambiziose, e chi ama lo humor inglese come me andrà fuori di testa. Ci sono battute fulminanti, caustiche, c'è anche la soda caustica che ti fa male alle mani, ci sono i giochi con gli animali, c'è tutta la grande passione degli inglesi per gli animali, tassi, conigli, anatre, ci sta una corsa di anatre in slow motion con idioti della corte inglese, della regina Anna, dei primi del 700, che gioiscono come degli imbecilli in slow motion mentre ste anatre corrono, e c'è tanto di quella partita di rugby con l'esultanza scomposta dei professori, dei docenti, del senso della vita dei Monty Python. Ci sono i Monty Python, ma c'è anche Top Secret, pensate un po', della Zaz, un ballo demenziale a corte come quello che fa Val Kilmer in Top Secret, che è il film più bello degli autori dell'Aereo più pazzo del mondo. C'è tanto di questo cinema anche molto forte, demenziale, come il senso della vita dei Monty Python e Top Secret della Zaz, in questa sceneggiatura Gioco al massacro di Deborah Davis e Tony McNamara. È la seconda volta in tutta la sua carriera, anche nel primo film non aveva scritto la sceneggiatura, nel primo film che aveva diretto in Grecia nel lontano 2001. È la seconda volta nella sua carriera che Lanthimos non arriva alla sceneggiatura. E di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Olivia Colman che dà il cambio a Claire Foy. Olivia Colman, come Claire Foy, è stata la regina Elisabetta II in The Crown. Claire Foy l'abbiamo vista ieri come moglie di Neil Armstrong in Il primo uomo di Damien Chazelle, l'apertura in concorso della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Qui arriva Olivia Colman, grandissima, anche The Night Manager, ha vinto il Golden Globe, grande attrice inglese che fa la regina Anna. Siamo nei primi del 700, l'Inghilterra in guerra con la Francia, c'è la corte, fine stop. Ci sono inquadrature dell'interno della corte inglese arrivando fino al soffitto dal pavimento. Lanthimos è brioso in regia, i personaggi stanno tutti così all'inizio del film, quindi hanno come degli spilloni infilati nella carne, e quindi è un film in costume nervoso e abbastanza elettrico, e mi sono divertito moltissimo. Dura 120 minuti e fino a 90 minuti è quasi un congegno perfetto, ed è un gioco al massacro tra tre donne. La regina Anna, interpretata da Olivia Colman, fantastica, che cos'è? Ha problemi di deambulazione, ha problemi di gotta, ha problemi anche da un punto di vista sia politico, perché Noiafa non c'ha tanta voglia di governare l'Inghilterra, sia da un punto di vista sentimentale, perché sembra avere grandi passioni per Lady Sarah. Lady Sarah, interpretata da Rachel Weisz, è la realmente esistita Sarah Churchill, che era in quegli anni la consigliera. Molto più del consigliori Robert Duval, il padrino di Coppola, era la consigliera di Anna e della regina Anna, che praticamente le faceva fare un po' quello che voleva, ma che forse nutriva anche dei sentimenti sinceri di amicizia, se non qualcosina di più, anche se era molto molto innamorata di suo marito, interpretato da Mark Gatiss, un film molto carino. E questo strano ménage a due diventa a trois con l'arrivo di Abigail, interpretata da Emma Stone, che è molto interessante la prova che fa Emma Stone di espressioni, di finzioni, di manipolazioni. Insomma, continua la donna alla Mostra del Cinema di Venezia. La donna non è forte, la donna è cardine di questa 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Non solo è fortissimo il personaggio di Claire Foy, ed è più forte la sua prova rispetto a quella di Ryan Gosling nel Primo Uomo. Poi arriverà Suspiria di Luca Guadagnino. Poi però abbiamo visto anche Roma di Cuarón con la domestica e la borghese, la domestica e la padrona che diventano una cosa sola
con il sole che le illumina dietro e sembra una cosa molto idealistica e di interclassismo veramente quasi romantico. Qui ci sono tante battute, tanti passaggi segreti tra le pareti della corte. Ci sono uomini che un po' rosicano perché effettivamente il gioco sembra essere in mano alle donne. E quindi il gioco di Yorgos Lanthimos, che ovviamente è una sovraccarico, la sceneggiatura di Deborah Davis e Tony McNamara è un sovraccarico, c'è qualcosa di storicamente accertato, cioè si sta in guerra, ma allo stesso tempo con la Francia, ma allo stesso tempo è tutta una fantasia sulla forza della donna e anche la crudeltà della donna. E Emma Stone ha un obiettivo. Lanthimos ultimamente, come tutti, perché Kubrick veramente lo stiamo citando tutti e lo stanno citando tutti. Questo è Barry Lyndon, ovviamente. Questo è Barry Lyndon, ma lo possiamo chiamare Abigail Lyndon. C'è qualcuno molto ambizioso, c'è qualcuno che vuole fare la scalata sociale, c'è qualcuno che potrebbe non fermarsi di fronte a niente. Peccato per gli ultimi 25 minuti e soprattutto il finale. Guardate che buffo. Chazelle migliora alla grande proprio, ma questo è il cinema può variare anche per un minuto, ragazzi. Chazelle fa gli ultimi 45 secondi che sono magistrali e innalza molto e porta veramente quasi sulla Luna First Man per quei 45 secondi finali. E qua guardate quanto. No, quando uscirà lo guardate. Tanto esce in Italia perché questo castone. Beh, insomma, non mi piace per niente come Lanthimos chiude il film a livello proprio di ultima chiusa, no? Di ultima inquadratura, che poi per un grande regista come lui sono molto importanti. Allora, dopo il sacrificio del cervo sacro a Cannes, ficata con Nicole Kidman e Colin Farrell, dopo prima ancora The Lobster e poi i film folli, surreali con gli adattamenti delle tragedie greche in Grecia. Beh, Lanthimos adesso arriva a un film più normale. Sembra un po' Victoria Abdul di Stephen Frears all'inizio, cioè esasperare leggermente l'etichetta di corte e quindi fare un film appunto demenzial cortigiano, come sono i primi minuti magnifici di Victoria Abdul di Stephen Frears, tutto su appunto le mosse, le cose che non puoi fare, e tutto ci risulta ridicolo, no? Per noi secolarizzati, democratici. E lui qua fa un noir al femminile, dove le Dark Lady quante sono? Lo direte voi. Secondo me di Dark Lady ce n'è solo una. Ed è un film sul potere e sull'ideologia, chi ce l'ha e chi non ce l'ha. E il finale, però, veramente l'ho trovato anche un po' debole, quasi un voler, non lo so, ammettere di e cercare di essere meno crudele di quello che era stato precedentemente. Questo secondo me è stato un errore, però questo regista greco, classe 1973, continua ad andare avanti in lingua inglese e questo è l'ennesimo bel film, quasi bellissimo, che vediamo qui a Venezia in questi giorni iniziali. Ciao Bettist!